dieta con gusto. Si può dimagrire mangiando anche pane, pasta e cioccolata arricchite da sostanze che saziano. Si può dimagrire mangiando pane e cioccolata, ma corretti con alcune sostanze. Al meeting per lanciare questa nuova dieta anche Carlo Verdone. Carlotta Mannu. Scusi, mi ha ordinato 5 polpette? Io 5 gli ho date. Apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'è il colesterolo! Gli italiani vogliono essere belli, mori, abbronzati, vogliono magnà. Non si può fare tutto quanto. Eccedere con gli sfizi e poi pretendere di essere anche magri e in forma? Un sogno. E infatti eccoli gli italiani al ritorno dagli stravizi culinari delle vacanze. Io ho messo su 6 kg. 2 chiletti tutti, siamo stati in Sicilia. La questione è seria, avvertono gli esperti dell'OMS. Tra chi ha qualche chilo di troppo e i veri obesi, in tutto sono 2 miliardi di persone nel mondo in lotta con la bilancia. In Italia il 40%. Ma ora arrivano in soccorso i cosiddetti prebiotici e i probiotici. Non facciamoci impressionare dai nomi, sono sostanze antiossidanti, antistress e che soprattutto attenuano i morsi della fame. Basta aggiungerle ai normali alimenti e anche pane e cioccolato non saranno più un sogno nel cassetto. Pane integrato con il beta-glucano oppure cioccolato fondente in buoni dosaggi, tutto ciò che apporta antiossidanti, tutto questo fa passare il senso di fame. Intanto buttiamoci su yogurt, cicoria, broccolette, cipolle, aglio e legumi. Non saranno buoni come un cioccolatino, ma sono pieni delle nuove sostanze antifame.